Una delle ragioni per cui gli intermediari oggi non possono ritornare indietro, e se qualcuno pensa che si debbano fare le cose come si facevano prima e fuori strada, è dovuto sostanzialmente a qualche piccola cosa. La prima, alla drastica contrazione dei mercati, dovuti a due grandi fenomeni. Il primo è il fenomeno di polarizzazione della ricchezza di cui ho parlato prima, per cui ci sono dei ceti soggetti a difficoltà, ad impoverimento. Sta saltando in qualche modo la cinghia di trasmissione dei ceti intermedi, che sono i ceti in qualche misura preposti alla riallocazione della ricchezza, alla ridistribuzione della ricchezza. Si sta smagliando in qualche modo quella che si chiama la rete del capitale sociale, che in qualche modo sono gli elementi che aggregano la riallocazione della ricchezza. Ma il fatto che si stia smagliando non sarebbe ancora niente. Il problema è un altro: il problema è che la stessa rete del capitale sociale si deve rinnovare, deve in qualche modo essere più adeguata ad una tutela dei centri di interessi che il nodo stesso rappresenta. Questo fatto fa sì che una strategia, qualsiasi dire te, debba fare i conti con questo aspetto, debba in qualche modo intervenire su questi fenomeni, debba in qualche modo aprire dei mercati che si stanno chiudendo. L'altro aspetto fondamentale sono il problema del sostegno alle imprese, che in qualche modo deve essere filtrato, deve in qualche misura essere fatto in una maniera più determinata e specifica. Deve in qualche modo avere delle tipologie che implicano una visione dei mercati. Ecco, questi fatti implicano che un intermediario deve rovesciare un po' il suo rapporto con i mercati, è come se in qualche misura dovesse allargare il sistema degli stakeholder, dovesse allargare non solo il sistema degli stakeholder, ma in quanto persone che gli permettano di leggere i bisogni emergenti, entità che gli permettono di leggere i bisogni emergenti. Ecco, su questo fatto comunque c'è una grossa rivoluzione culturale, nel modo stesso di approcciare i mercati e nel modo stesso di fare banca. Io spero che questi temi in qualche modo verranno alla luce sia stamattina sia nel pomeriggio, e soprattutto vorrei ricordare la seduta del pomeriggio, che è proprio dedicata a questo fenomeno: ritorno indietro o strategia inedita, sia su retail sia sul corporate. Ecco, questo, ripeto, e vi chiedo, vi ringrazio per l'attenzione, è un po' l'auspicio di come dovrebbe essere condotta la giornata, come stimolo iniziale. Ecco, io adesso vorrei dare la parola ai relatori, perché sono quelli che in qualche modo ci consentiranno di rintracciare questo filo rosso in qualche misura. Grazie.